Vai. Altre, molti dicono di non aver mai visto un'Inter così bella, quindi volevo chiederti anche è vero. E su questa squadra un confronto magari con quelle del passato, qual è la caratteristica che la rende unica, se c'è una caratteristica? Ogni decennio c'ha la sua squadra e non si può fare paragoni col passato, perché ci sono regole differenti, modi differenti e tante altre cose, quindi è giusto che adesso i tifosi siano felici e dicano che questa è l'Inter più bella che hanno visto, perché in effetti in questo momento è l'Inter più bella che hanno visto. Mentre su Simone Inzaghi, che idea ti sei fatto? È cresciuto anche lui in questo triennio, adesso ha acquisito una consapevolezza che forse quando è arrivato all'Inter non aveva, lo rende questo un allenatore di primissimo livello? Sì, ma anche quello che aveva fatto prima. Certo, ogni persona evolve nel corso della vita e chiaramente la crescita esponenziale che hai è anche parallela con la società che ti aiuta, con i giocatori che hanno una professionalità elevata e con i tifosi che ti seguono in questa maniera, quindi sì. Marotta ha detto che l'anno prossimo l'Inter deve alzare l'asticella, quindi è possibile che l'Inter parta chiaramente con l'obiettivo di ripetersi in campionato, ma anche di arrivare fino in fondo in Champions League? Se guardiamo l'ultimo quinquennio, se non sbaglio, l'Inter ha fatto due finali europee, ha vinto Coppa, Supercoppa e ha vinto due campionati. Quindi alzare l'asticella è giusto dirlo, perché bisogna sempre dare continuità a tutto quello che si fa. Io come ultima cosa invece ti chiedo del Tucu Correa, perché ritornerà a Milano, non rimarrà a Marsiglia. Tu sei sempre stato un suo sostenitore. E quindi ti chiedo, se dovesse appunto rientrare, potrebbe essere, anche grazie a Inzaghi, chi lo sa, la stagione dell'eventuale riscatto? Io sono sempre stato un suo sostenitore perché era un mio giocatore alla Sampdoria e quindi l'ho conosciuto prima di tutti quanti. Aveva delle grandi potenzialità, le ha tuttora, non so quali sono i programmi della società e non mi permetto neanche di entrarci dentro nei discorsi. Buona festa, grazie.